segui già da tempo saprai che amo veramente tantissimo i dolci con l'arancia. Pensavo già di aver fatto una torta yogurt e arancia, invece controllando tra i video mi manca. Quindi rimediamo subito preparandola con 4 uova rigorosamente a temperatura ambiente, 150 g di zucchero di canna, 170 g di farina di riso, così è adatta anche per chi è intollerante al glutine, 50 g di fecola di patate, una bustina di lievito per dolci, il succo di un'arancia, circa 80 ml, più la scorza grattugiata, 80 ml di olio di semi, 125 g di yogurt greco bianco oppure agli agrumi, aroma all'arancia per enfatizzare il sapore del dolce ed un pizzico di sale. Che bella che è! L'ho decorata come visto con lo zucchero a velo e con delle fettine d'arancia. Adesso la vado a tagliare per farti capire quanto è morbida e soffice. Mamma mia, veramente una nuvola e non faccio neanche fatica ad affondare il coltello. Allora, prima cosa, voglio farti capire quanto è soffice. E poi questa è una torta adatta sia per la colazione che per la merenda. È una nuvola, è profumata perché emana un aroma che tu manco ne hai idea e piacerà anche ai bambini, te lo posso assicurare. E la vado subito ad assaggiare perché non vedo l'ora. Ma cosa è? Buonissima! Proprio issima, non lo dico tanto per, ma perché è la verità. Provala, mandami la foto perché veramente... Ti ricordo che mi trovi anche su Instagram con il nome di Irex Fornelli e anche sul mio blog giallozafferano/IrexFornelli. E se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti e condividila sui tuoi social. E io continuo a mangiare!